Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sempre Kharkiv, lo dico io, sei riuscito poi ad entrare nella metropolitana, dove ci hai detto che c'erano delle persone. Vedrei subito le immagini della metropolitana, poi ci racconti tu meglio e di più quello che hai visto. Intanto entriamo sotto la metropolitana di Kharkiv, dove ci sono persone che lì cercano riparo. Mi trovo all'interno di una delle stazioni della metropolitana, alle porte del quartiere di Saltivka, nella zona nord-est della città di Kharkiv. All'interno di questa metropolitana vivono oltre 270 persone e ci vivono da oltre 2 mesi. La maggior parte di loro sono anziani, non vogliono essere evacuate, hanno scelto questo posto per poter vivere vicino alle loro case. Gianluca, devo dire, un racconto insomma impressionante. E persone soprattutto anziane che quindi vogliono stare lì perché quello le fa sentire vicino a casa? Sì, hanno bisogno anche di stare vicino a casa per poterci tornare qualche ora al giorno, per poter, come ti dicevo prima, anche dar da mangiare agli animali domestici che magari sono rimasti lì. E comunque per non mollare, no? È una forma di resistenza, me l'hanno detto varie persone. La trovano una forma di resistenza, sono anche d'accordo con lei. E dopodiché queste persone hanno avuto anche l'occasione, ti chiedo Gianluca, di spostarsi in altri luoghi meno pericolosi, hanno scelto di restare. Continuamente gli viene offerto di evacuare, varie volte gli è stato offerto di evacuare, è assolutamente una loro scelta. Tra l'altro, parlando con molti volontari, mi dicono che è molto frustrante perché prendere dei grossi rischi per cercare di evacuare queste persone e non riuscire ad evacuarle è estremamente frustrante per loro, ma allo stesso tempo capiscono perfettamente la necessità di queste persone di non andare via. Questo video in realtà... Ho visto anche qualche bambino, Gianluca, e mi chiedo 71 giorni lì sotto con i bambini, insomma. Ah sì, certo. Vale per gli anziani, vale per i bambini, ovviamente. Sì, ovviamente nei momenti di tranquillità si esce, si cerca di uscire in superficie, godersi un po' le giornate come oggi, che è una giornata piena di sole, quindi si va comunque, hanno più bisogno di aria fresca che altro, forse, che è importantissimo, tra l'altro. Questo video era estremamente collegato al video che vi ho mandato precedente, perché il fatto che noi ieri ci siamo trovati in mezzo in mezzo agli appartamenti di queste persone, perché eravamo nello stesso quartiere. Ce le abbiamo quelle immagini, chiedo alla regia, così le facciamo vedere fioccati mentre parla Gianluca. Quindi continuo a parlare, scusa, sì, perché io sì, non sì. Vi vedo oggi, non so perché. Sono collegate le due cose, perché ieri, quando noi siamo andati in quel quartiere, ci siamo trovati completamente circondati dai colpi di grad. Vengono sparati grad in mezzo ai palazzi, in mezzo agli appartamenti, a casaccio. Sono completamente random, anche perché il grad è un tipo di artiglieria che viene usata proprio così. Viene sparata a distanza di tempo, viene sparata per disturbare, ferire, mettere paura, cercare di intasare le strutture sanitarie, e quindi il fatto che li sparino in mezzo alle case in quel modo è
È aberrante. Questo l'abbiamo provato noi stessi ieri, sulla nostra pelle. Noi stavamo cercando un centro medico Sì, stiamo dove vedendo il seguire momento poi in cui voi siete l'ambulanza in e macchina e invece. si sente, si vede l'esplosione, tanto che Ecco, e andate via. stavamo cercando un centro medico, capisci, Tiziana? Eravamo in mezzo alle case a cercare il centro medico Chiaro, dove chiaro. fanno base le ambulanze. Quindi prova a immaginare, E quanto quindi alla pericolosa fine può va essere bene la questa cosa. metropolitana, questo è il tema. Cioè, se Ah, beh, sparano in mezzo alle assolutamente sì. case, tutta la vita stare sotto la metropolitana. Resta il Senza però dubbio che mollare la limite ci casa puoi avere quando è che definitivamente. a un certo punto decidi che porti via tuo figlio, che sei anziano e vai da un'altra parte perché insomma sono 71 giorni e magari saranno molti di più. Gianluca.